Inizio la preparazione realizzando la bagna. Utilizzerò 400 ml di acqua, 70 g di zucchero, bucce di un limone, 20 ml di liquore limoncello. Nel pentolino metto lo zucchero insieme alle bucce di limone senza la parte bianca e l'acqua. Porta a bollore a fiamma media per circa 3-4 minuti. Lascio intiepidire. Rimuovo le bucce. Verso il liquore, mescolo per bene. Gli ingredienti per questa ricetta sono 250 g di savoiardi, 250 g di mascarpone, 200 g di formaggio fresco spalmabile, 200 ml di panna fresca, 50 g di zucchero a velo, 10 ml di liquore limoncello, buccia grattugiata e succo di un limone. Nella ciotola metto il mascarpone e a seguire il formaggio fresco spalmabile e lo zucchero. Lavoro con le fruste elettriche per un paio di minuti. Sempre lavorando verso poco alla volta la panna. Aggiungo la buccia grattugiata e il succo del limone. Infine aggiungo il liquore. Lavoro fino a quando ottengo una falcia bella liscia. Ricopro con la crema il fondo della pirofila. Inzuppo i savoiardi nella bagna. Dispongo nella pirofila. Ricopro con l'altra crema. Procedo in questo modo con l'ultimo strato di savoiardi. Termino con uno strato abbondante di crema. Lascio riposare in frigo per almeno 4-5 ore. Trascorso il tempo necessario, cospargo la superficie con la buccia grattugiata del limone. Cari amici, questo tiramisù al limone è un dolce fresco, dal gusto intenso e piacevole, dal sapore delicato. La preparazione è semplice e veloce. Se volete far gustare questo dolce anche ai più piccoli, potete sostituire il liquore limoncello con il succo del limone. Buon appetito amici! Se vi piacciono le mie ricette, seguitemi anche su www.uccia3000.it. Mi trovate anche su Facebook, Le Delizie di Uccia3000, e su Instagram, Uccia3000.